Siamo qui a Giro Ciao Como con Claudio Bocchietti, avvocato Claudio Bocchietti, presidente della Società dei Palchettisti. Allora, si approssima un anniversario molto importante per la società. Ce ne parla, avvocato? Sì, compiamo il 7 di giugno 258 anni, perché il 7 di giugno del 1764 è stata costituita la Società dei Palchettisti. All'epoca la Società dei Palchettisti gestiva il primo teatro di Como, che era un teatro in legno costruito all'interno del Broletto. Poi nel 1813 ha costruito questo teatro che gestisce, di cui è ancora proprietaria oggi. E proprio il 7 di giugno, appunto per festeggiare questo anniversario importante, accadranno due cose importanti, un concerto e un'esposizione eccezionale, direi. Sì, partiamo dalla seconda. Sì. Verrà esposto proprio qui nelle nostre sale, durante il concerto, l'atto originale del notaio Gorini con il quale è stata fondata la Società dei Palchettisti. È un regalo per la città, che potrà vedere questa pergamena manoscritta con tanto di sigillo notarile, pergamena che normalmente è esposta all'archivio di Stato. L'archivio di Stato è stato veramente molto gentile a mettercela a disposizione per quella sera. E poi ci sarà un concerto, è un concerto con musiche di Mozart. La prima sarà una sinfonia che Mozart ha composto proprio nel 1764, abbiamo cercato questo collegamento, e poi seguiranno il concerto numero 4 e il concerto numero 5 di Mozart. Dell'orchestra da camera Franz Terraneo. Sì, la Franz Terraneo è stato un grande violinista che negli anni 30 ha suonato insieme a Michelangelo Abbado, per esempio, proprio qua in teatro, e quindi abbiamo cercato anche questo collegamento con questo elemento che comunque richiama il teatro sociale. Quindi l'orchestra sarà l'orchestra Franz Terraneo e solista sarà il maestro Davide Alogna, un comasco nato e formatosi nel nostro conservatorio e che poi ha spiccato ormai un volo a livello internazionale. Siamo grati sia alla Franz Terraneo sia al maestro Alogna per la disponibilità che hanno dimostrato. Quindi l'invito per tutti i comaschi e non comaschi è per il 7 giugno a che ora? Il 7 giugno alle ore 18 si inizia, si farà la prima sinfonia, il concerto numero 4 di Mozart, ci si ferma un attimo per un brindisi con tanto di torta. Attenzione, la torta sarà alle fragole. Buona! Gli appassionati possono venire anche per questo motivo. E poi l'ultimo concerto, il quinto concerto, e la spiegazione che terrà Magda Noseda, che ringrazio molto, di questo atto notarile del 1764 che sarà qua nel nostro teatro. Grazie Presidente e buon anniversario. Grazie a voi e buona giornata a tutti.